Charles Baudelaire. Corrispondenze. È un tempio la natura, ove i viventi pilastri, a volte confuse parole, mandano fuori. L'attraversa l'uomo tra foreste di simboli, dagli occhi familiari, i profumi e i colori e i suoni. Si rispondono come echi, lunghi, che di lontano si confondono in unità profonda e tenebrosa, vasta come la notte e il chiarore. Esistono profumi freschi come carni di bimbo, dolci come gli oboi e verdi come le praterie, e degli altri corrotti, ricchi e trionfanti, che hanno l'espansione propria alle infinite cose, come l'incenso, l'ambra, il muschio, il benzoino, e cantano dei sensi e dell'anima i lunghi rapimenti.